Vengo ora alla questione più delicata che ha determinato il ricorso alla decretazione d'urgenza, ovvero il tema dei concorsi. Ecco, preciso da subito che non ci sarà alcun blocco dei concorsi già banditi. Semplicemente però noi abbiamo voluto dare un segnale di forte discontinuità e quindi a fronte del fatto, l'ho preciso ancora una volta, che non ci sarà il blocco, però i concorsi peraltro resteranno banditi, ma abbiamo voluto cambiare il meccanismo di composizione delle commissioni di valutazione, introducendo un elemento di trasparenza dettato dal sorteggio, ovvero le commissioni saranno composte da un membro interno e da una elezione che avverrà sulla base del triplo dei componenti la commissione stessa. Alla elezione seguirà poi il sorteggio, questo per garantire maggiore trasparenza, per garantire insomma che questi concorsi si svolgano nella maniera più corretta possibile.